I varchi elettronici per blindare il centro storico sono pronti, ma niente paura, prima della loro attivazione ci vorrà ancora del tempo. Probabilmente si andrà dopo le elezioni comunali. L'installazione delle telecamere nella zona pedonale a traffico limitato è stata completata nei giorni scorsi. Adesso sarà necessaria l'omologazione del Ministero, a cui seguirà una fase di sperimentazione che non prevederà multe. Solo successivamente si procederà a sanzionare coloro che entreranno in centro senza permesso. Le telecamere sono state installate in 6 punti strategici: Piazza Santa Elisabetta nel percorso verso via Lorenzo Bartolini, Piazza Lippi nel tratto che prosegue verso via dei Tintori, Piazza Sant'Antonino in direzione Santa Maria in Castello, via Ricasoli, via Guizzelmi e via San Jacopo, dove resterà consentita la svolta a destra in via Modesti per accedere al parcheggio di Piazza San Francesco. 2 saranno a protezione della zona traffico limitato e saranno in funzione dalle 7.30 alle 18.30. Le altre saranno accese 24 ore su 24 e serviranno a tutelare l'APU. I dispositivi sono super intelligenti, riescono infatti a riconoscere i veicoli con il permesso senza bisogno di utilizzare alcun tipo di telepass. Il software infatti si basa su un riconoscimento automatico della targa.